Amici telespettatori, eccoci con Polifemo, un'altra puntata della nostra trasmissione che vuole valorizzare, vuole scoprire le iniziative che realizzano i comuni della provincia ionica. È un comune molto attivo, è quello di Leporano, davvero una fucina di idee, di iniziative, di momenti di aggregazione popolare. Iniziative che vedono coinvolte appunto le persone, vedono coinvolti i singoli cittadini. E questo è importante, che ci sia un rapporto diretto tra l'amministrazione ed i cittadini. Due le manifestazioni di cui ci occuperemo, una musicale, che vede coinvolti i più piccoli con l'Istituto Gemelli, e poi la ciclopasseggiata. Siamo a Leporano presso l'Istituto Comprensivo Gemelli e beh, una bella iniziativa musicale che vede coinvolti appunto l'amministrazione comunale di Leporano, l'Istituto Comprensivo Gemelli ovviamente e l'associazione musicale Arcadia. Come si vede dalla locandina, già il titolo è emblematico e significativo, musica a scuola, allievi in concerto. Beh, è una iniziativa che vuole così essere il momento, no, di arrivo per tutta questa, per questo anno scolastico, relativamente appunto agli studi, agli sforzi musicali compiuti dagli allievi. È come dire così il vernissage di fine anno. Avvocato Angelo D'Abramo di Leporano, beh, una iniziativa che vuole rendere omaggio a questi giovani allievi che tanto si sono impegnati durante l'anno e raccolgono, per così dire, simpaticamente il loro momento di celebrità alla presenza delle istituzioni, ma anche e soprattutto dei genitori. È come dire il momento finale, il momento della raccolta dei frutti. Beh, si tratta del momento finale, in effetti si tratta per quest'anno della raccolta dei frutti, ma in effetti noi siamo stati molto attenti e siamo molto attenti a queste iniziative proposte dalla scuola e chiaramente incentivate dal comune, perché si tratta in effetti di diffondere la cultura musicale tra i bambini, tra i ragazzi, e questo non ci può fare che piacere, chiaramente. E sia un momento formativo, certamente un momento importante, e sia potrebbe anche aprire delle prospettive professionali. Beh, potremmo trovarci di fronte a qualche enfant prodige in varie parti d'Italia, sorgono queste sorprese, questi ragazzi che veramente in campo musicale appaiono dei piccoli geni. Chissà che la fortuna non baci anche Leporano e questa scuola. Ma senz'altro potrebbe venire fuori qualche prodigio, come dice lei, però noi curiamo molto l'aspetto culturale e l'aspetto scolastico. Vogliamo che i nostri giovani crescano avendo anche come punto di riferimento la cultura musicale, quindi noi coltiviamo e andremo sempre ad incentivare queste forme di scolarizzazione e di didattica che tiene conto della musica. Grazia De Punzio, la professoressa Grazia De Punzio, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Stato Gemelli. Ne parlavamo prima col sindaco, un momento certamente formativo, un momento di grande soddisfazione, e chissà che qualche giovane talento veramente non arrivi agli onori della cronaca. È un progetto che ci ha visto coinvolti per tutto l'anno scolastico e ha riguardato i ragazzi più meritevoli della scuola elementare e alcuni della scuola media. Sono stati impegnati nell'imparare le prime tecniche di uno strumento, il che in questo periodo particolare non è da sottovalutare, perché una competenza in più può fare la differenza
tra essere appartenere al mondo del lavoro o essere disoccupato, e noi ci teniamo tantissimo a questo tipo di orientamento anche al lavoro, iniziando dai primi anni della scuola elementare. Questo progetto io spero che sempre con la collaborazione tra la scuola e il comune possa essere continuato anche nei prossimi anni, sia perché emergono tanti giovani talenti, come diceva lei, sia anche perché noi apriamo la scuola ai maestri, in questo caso di batteria, di chitarra, di pianoforte, che sono veramente delle risorse molto importanti per noi, perché i ragazzi imparino non soltanto le materie scolastiche, ma anche insegnamenti e competenze che sono piacevoli, ma nello stesso tempo molto serie e rigorose. È certamente un bel momento, sembra tutto semplice, un momento festoso di incontro, però ci sono tanti sacrifici, i ragazzi hanno lavorato sodo, hanno lavorato duro, e dietro i loro sacrifici c'è anche l'impegno dei relativi genitori. Sicuramente, anche perché i genitori hanno contribuito in parte al costo complessivo di questo progetto, e noi dobbiamo dare merito a loro, perché ci hanno creduto come noi e ci hanno sostenuto fino in fondo. È davvero bello vedere tanti allievi, tanti piccoli che si cimentano nell'ambito del lungo cammino dell'arte musicale, perché così amo definirla. Tanta partecipazione con gli occhi vigili dei propri genitori e anche dell'amministrazione comunale di Leporano, che ha sostenuto questa iniziativa che nella serata odierna ha raggiunto così il culmine, la sua serata di gala. Ecco, passatemi questa espressione. Sì, l'amministrazione comunale ha voluto sposare questo progetto, che dopo essere passato dal consiglio d'istituto l'abbiamo veramente sposato. Musica a scuola è un progetto dove questo progetto aggrega e aggregante per tutti i ragazzi, ma non solo, perché è un progetto educativo e rieducativo, ed è fondamentale perché i ragazzi acquisiscono il rispetto dell'altro, e proprio nella condivisione, nel rispetto degli altri, imparano anche le regole, che sono le regole fondamentali della vita. Il progetto Musica a Scuola fa sì anche che chi ha problematiche, anche bambini stranieri, bambini che hanno difficoltà, l'integrazione con questi progetti, sia corali, musicali, fanno uscire attraverso la maieutica socratica le loro potenzialità proprio da dentro, da loro, cioè escono le loro potenzialità, e ognuno si indirizza poi verso lo strumento, quello che noi vogliamo, lo strumento più confacente alle loro attitudini. Ho notato una grande maturità in questi bambini, eppure stiamo parlando di bambini sotto i 10 anni, però un forte senso di responsabilità. Sì, abbiamo visto che da novembre fino alla fine dell'anno scolastico i ragazzi hanno dato il massimo proprio, e io dico una cosa fondamentale, che chi è bravo nell'arte della musica è bravo in tutte le discipline scolastiche. Vincenzo Zagaria, assessore alla pubblica istruzione del comune di Leporano. Beh, parliamo di formazione, di crescita, siamo in una struttura scolastica, l'impegno del suo assessorato e dell'amministrazione in questa direzione. Niente, io dico che la manifestazione di questa sera qui ha raggruppato 3 settori, quali la pubblica istruzione, lo spettacolo e i servizi sociali. È un progetto avviato nel novembre 2016, dove ha visto da una parte l'amministrazione comunale e poi dall'altra parte l'associazione Arcadia, presidente Fabio Franchini. Ho potuto notare che il progetto è andato benissimo, oggi ho assistito anche a degli sketch dei bambini e ho visto dei veri e propri talenti come ragazzi. Io concluderei dicendo che dove c'è musica c'è arte. Grazie. Ok, grazie. Iole. E quindi abbiamo ritenuto opportuno presentare questo progetto. Il progetto è stato presentato sia al Consiglio d'Istituto e dopodiché anche all'amministrazione comunale. E quindi il progetto è stato approvato e da novembre ovviamente siamo partiti con le prime lezioni. Ovviamente non abbiamo fatto
diciamo, un percorso come si dovrebbe. Quindi abbiamo fatto un percorso di una volta a settimana, quindi capite bene la difficoltà che abbiamo trovato per preparare questi bravissimi bambini. E ovviamente il progetto nasce anche dal come dire, avvicinare quantomeno i ragazzi a questo mondo fantastico che è la musica, dapprima in maniera amatoriale e poi ovviamente siamo andati oltre, ci siamo spinti oltre, quindi loro hanno fatto quasi un percorso professionale, quindi siamo arrivati a qualcosa di più importante rispetto a quello amatoriale. E i percorsi che abbiamo fatto quest'anno sono due, sono quello strumentale e quello corale. Quello strumentale con tre diversi cattedre, quindi lo studio del pianoforte, poi quello della chitarra e anche della batteria. Per quanto riguarda invece corale, oltre al coro di voci bianche, sinceramente quello della musica corale è più propedeutico a quello che poi dovrebbe essere lo studio dello strumento. Io ovviamente devo ringraziare fortemente chi ci ha dato la possibilità di attuare questo corso, quindi ringrazio il dirigente scolastico, la professoressa Grazia De Punzio, che ci ha dato la possibilità di stare a contatto con questi fantastici bambini e ovviamente anche di avere a disposizione dei locali della scuola, nonché anche di alcuni strumenti. E poi ringrazio tutta l'amministrazione che ci ha sostenuto in questo progetto, quindi ringrazio il sindaco, l'avvocato Angelo D'Abramo e ovviamente anche l'assessore allo spettacolo, la dottoressa Yolanda Lotte, che è sempre sensibile alle nostre iniziative, e ringrazio anche l'assessore alla pubblica istruzione, Vincenzo Zaccaria. Ovviamente ringrazio un po' tutti perché ho visto che fate corona qui, quindi siete tutti quanti presenti, quindi per noi è un motivo di grande orgoglio. Detto questo, passiamo subito alle esecuzioni dei ragazzi. Li presenti tu magari dai bambini, ok? Allora, diciamo che adesso vi presentate da soli col mio aiuto. Allora, tu come ti chiami? Paolo. Cognome? Capo Bianco. E quanti anni hai? 9. Senti, che cosa suonerai? Pianoforte. E che cosa? Nessun dorma e il cavalluccio di legno e l'altro non me lo ricordo. Senti, sei emozionato? Sì. Beh, tantissimo. E tu? Marcella. Il cognome? Vanillo. Senti, quanti anni hai tu? 9. 9. E che cosa suonerai? Suonerò Caro vecchio Babbo Natale e La primavera. Ah, La primavera di Antonio Vivaldi. Senti, il maestro ti ha aiutato nella scelta della primavera o tu volevi qualche altra stagione? No. Vivaldi ha scritto tutte le altre stagioni che sono bellissime. Sicuramente l'anno prossimo il maestro te ne farà fare un'altra. Tu come ti chiami? Maria. E quanti anni hai? 10. Sei emozionata? La tua prima esibizione è questa? Sì. Ah, caspita. E siamo con il piccolo Paolo, il bambino che ha l'allievo, il grande allievo che ha aperto, che ha dato il via a questo concerto. Allora Paolo, ti piace suonare? Dicci le tue sensazioni. Sì, mi piace suonare. Da quanti anni stai coltivando questa passione? Come ti è nata questa passione? Questa è nel primo anno. E stai parecchie ore durante il giorno, ti eserciti? Sì. Ti piace più, diciamo, la musica che il calcio e le altre cose? Piuttosto che stare alla PlayStation, preferisci il pianoforte, vero? Sì. Cosa vuoi fare da grande? Ancora non è deciso. Il musicista, no? Forse sì, credo di sì. E un'altra piccola allieva, come ti chiami? Marcella. Marcella, cosa suoni tu? Ho suonato Vecchio caro Babbo Natale e poi ho suonato La primavera. Al pianoforte? Sì. Da quanto tempo studi? Quanti anni? No, questo è il primo anno. Come ti è nata questa passione così? Un canale. Suonano, cantano loro, suonano loro, non lo devo fare anch'io. Guarda la telecamera. E quindi ti trovi bene con i tuoi compagni? È un motivo anche per incontrarsi, per stare insieme, vi esercitate, no? Sì.
siccome loro sono veramente piccolini, suoneranno con me, quindi faremo due brani di gruppo, quindi accompagnerò, io avrò il piacere e l'onore di accompagnarli, mentre poi la seconda parte, diciamo, del saggio appunto della mia classe sarà diciamo dedicata agli alunni un po' più grandicelli, gli alunni che comunque lasceranno poi l'istituto con un bel ricordo, e quindi dopo avremo appunto gli alunni delle terze medie che si esibiranno appunto da soli e faranno un brano solisti. Buon ascolto. Bene, dopo questa splendida iniziativa musicale che ha visto coinvolti soprattutto i più piccoli, altri momenti di aggregazione. Mi riferisco alla ciclopasseggiata di Leporano. Una domenica di sole, una domenica all'insegna dell'estate, all'insegna dello sport. Siamo a Leporano, nella piazza Maria Immacolata, la piazza antistante appunto il municipio, e da qui partirà, si snoderà la ciclopasseggiata. Siamo con l'assessore Vincenzo Zagaria, assessore alla pubblica istruzione, che è stato un po' il motore di questa iniziativa. Ecco, parliamo di questa manifestazione, le finalità e proprio lo svolgimento della stessa. Niente, la rassegna di questa settimana qui si conclude con questa attività, con la ciclopasseggiata. Il tutto è stato organizzato dall'amministrazione comunale con la compartecipazione dell'associazione Soli Runners, presidente Saverio Pompameo. Il senso della ciclopasseggiata non è soltanto un'attività didattica sportiva, ma è un momento di aggregazione e di divertentismo. Ciclopasseggiata a Leporano, un evento, un'iniziativa di aggregazione popolare che coincide con una ricorrenza importantissima, è il 2 giugno, è la festa della Repubblica. Vice Sindaco Lotta, l'amministrazione di Leporano continua la sua linea proprio di rapporto diretto appunto tra amministrazione e collettività e cittadini. Sì, questa è una giornata all'insegna dell'aggregazione, capita proprio con questo giorno che è la festa della Repubblica, che è una conquista che noi dobbiamo difendere. Bellissima giornata di sole, dove in sintonia con le associazioni locali, con l'associazione Soli Runners, abbiamo proprio voluto far sì che sia l'insegna dell'aggregazione, ma non solo, della condivisione, affinché tutti insieme possiamo passare questa bellissima giornata, che è la giornata della festa della Repubblica, con condivisione e con libertà. Pronti per partire? Pronti, prontissimi. Siamo prontissimi per questa avventura. Dovrete pedalare parecchio. Tanto, siamo abituati. Saverio Pompamea, presidente dell'associazione Soli Runners, che ha contribuito in maniera davvero incisiva, determinante, per la manifestazione, la ciclopasseggiata di quest'oggi. Le sue sensazioni, è bello vedere tanti piccoli coinvolti in una iniziativa del genere. Sì, è bello perché questa terza edizione della ciclopasseggiata l'abbiamo dedicata proprio ai ragazzi, perché quest'anno l'associazione, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Gemelli, ha partecipato al progetto Stop al Bullismo, quindi questo è un percorso che ancora continuiamo e ci vedrà ancora impegnati dal 16 giugno al 3 luglio con il campo estivo, dove avremo anche dei gruppi diversabili. E, la giornata è molto bella, quindi favorisce l'evento. L'evento, sì. Pronti per partire? Sì, pronti. Con il piccolo al seguito? Sì, per questa grande avventura. Già. In tandem quasi. Sì, in tandem.
Armando Ciraci, vice comandante della Polizia Municipale di Leporano. Beh, un bel compito, un'attività di coordinamento da parte della Polizia Locale per appunto la manifestazione di quest'oggi. Assolutamente sì. Ci siamo preparati durante la settimana attraverso l'emissione di atti propedeutici a questa manifestazione, pertanto oggi cercheremo di assicurare nel migliore dei modi la sicurezza stradale e garantiremo che la manifestazione avvenga in assoluta tranquillità, soprattutto per la partecipazione di tanti bambini che vedo qui presenti, e per questo siamo contentissimi. Beh, come sta vivendo da mamma questo evento? Bene, bene, sono tutti contenti, i bambini, e siamo contenti di questa manifestazione. E per realizzare una manifestazione così sentita, che ha fatto registrare, sta facendo registrare una grande partecipazione, beh, è davvero imprescindibile e è preziosa la collaborazione da parte della Protezione Civile. Il volontariato in questi casi è davvero qualcosa di magico, perché da un lato esalta il buon cuore di chi gratuitamente mette a disposizione il proprio tempo e le proprie risorse, e poi soprattutto rende un servizio. E voi siete Protezione Civile di Talzano, il nome preciso dell'associazione? Amici del Soccorso di Sandro Biagiotti. Io rappresento l'associazione e noi siamo ben orgogliosi di rappresentare questa associazione dando assistenza a questa grande manifestazione. E lei si chiama? E Basile Emanuele. Pronto per partire? Sì. Ti piace questa manifestazione? Sì. Sei forte in bici, ti sei allenato? Sì.